eccoci già sulla strada per Rasimeo, piccolo guaio, venerdì 17, Araldo gli si svolta la ruota. Niente di male, tutto a posto, si prosegue. Vari riposini, un bocconcino, saluti, e Margherita, hai bisogno di far pipì? Perletta Trophy, al lago Trasimeno. Nato Perletta Trophy. Ecco qui la sesta al ristorante Oliverin, per sganciare le roulotte e partire di nuovo senza roulotte verso Assisi. Eccoci ad Assisi. Matteo, pulisila bene quella macchina. C'è la lavanderia. Mi fate portare il passeggino che voglio salire in turno. La Turiva l'abbiamo persa. Ivan è in piazza, è abbandonato. Abbandonato. Andiamo incontro di qua. Vabbè, Ivan è andato via. Non ne lascia una. Margherita. Che cerchi di tradarlo bene questo marito, ma. Per la Perletta, e pip! E pip! Ora! Devi riprendere, devi raccontare. Ma allora? Sei pronto? Pronto! Qui è buio, non ti prego! Capitano, tutta la porta presente! Nessuno te! Riposo! E la sua bandiera libera! No, spaghetti pronti! Laura, con chi sei te? Col nonno? Nonno. Vai dall'altro nonno, vieni qui, vieni dall'altro nonno. Vai da quel nonno con la barba. Sborsa! Ma non sono una di così. Chiama, Araldo, vieni dal nonno, chiamala. Laura, vieni dal nonno, vieni. Vieni dal nonno, vieni. Ha visto il suo dado. Vieni dal tuo secondo nonno qui, dai. Sono più bello io di lui, vieni da me, vieni. Vieni da me, vieni. Vieni, Laura. Dove? Su Berletto Pizzo? Dai, non
rompere le palle, sai che vieni qua, scocciare. Ti metti le mani. Per forza non viene da me, no? Calla. Ma guardalo lì. Irena! Sono belli con le spalle a cerchio. Fagli una bambina, Ivan, Dio buono. Facci una bambina. Calla. Vai dal nonno che lì che piange. Vieni qua, vieni. Vai dal nonno. Dove vai? In mezzo all'arancia, la vuoi l'arancia? Vai, fin dalla Margherita. Vado a Laura, vieni da Tatisco. Laura! Fate qui le Laura! Laura, vieni che ti... Laura! Come Antonio, di sera, il vigile del fuoco, lei. Gli spaghetti! Questa è Candy's Camera! Hai ripreso tutto? Tutto! Parolacce comprese? Porco cane, dice adesso così va bene, dai, ma metti sulla pentola, sposta. Vai, sciocco. Come reciti bene. Mi serve l'acqua, mi serve. Tra un po' ti mettiamo fuori. Passo dall'abisso. A lui hai baciato la tua moglie, te non l'hai preso. Riprendimi mentre bacio tua moglie. L'hai preso che lui ha baciato la moglie. Guarda come la bacio, proprio sportiva. Hai visto che roba. Lo vuoi riportare su? Non mi hai ripreso. L'ha fatto apposta, non mi hai ripreso. E allora, due giorni che noi ci sono, e se non lo sapete ci sono quattro consiglieri della cooperativa qui all'interno del nostro gruppo, ed è due giorni che ci stiamo consultando, ci siamo rotti le cervici, ci siamo rotti, ci sono strapazzati anche con gli... no, proprio per un caso particolare di un ex Fabri Gabriele. La fine, la conclusione, tira e molla, è che noi sto Gabriele lo vogliamo di nuovo con noi. Come sei buono. Sì, per la miseria. Allora abbiamo pensato che se lui rientra... Non gli diamo i soldi. Gli facciamo pagare una doppia quota d'ammissione perché una piccola punizione se la deve meritare. Ecco. Però gli faremo un posto ad hoc proprio per lui. È buona, grazie. Vorrei sapere il punto di vista di tutti i presenti. Se tutti i presenti sono d'accordo. All'unanimità, Gabriele, sei riassunto. Troppo buono. Non prendo più la lira, Gabriele. Troppo buono, che devo passare. A me, Gabriele, a me. Cosa c'è? Ho avuto paura, non ti ho sentito entrare. Cosa stai facendo? Non riprendermi, Non riprendermi, sono qua tutta sotto sopra con la roulotte. Non ho la casa in ordine. Scusi, non ho la casa in ordine, lei come si permette di entrare? Si accomodi che facciamo un ping pong, signor Mazzotti. Come un ping pong? L'ho presa! L'ho tirata fuori! E fuori! Fuori dalla roulotte! Fuori! Vogliamo vedere niente, non vogliamo! Chiudi! Alle mutanti in mano! Alle mutanti! Non la foto all'orologio! Mettilo nel frigo che si congela, dai! Di Maia presenta Una notte sul water con Dolores de Panza e Brusores de Culo. Lui nella parte di lei nella parte di lui. Dopo 100 anni di lavorazione, uno schifo così. È il dottore che partorisce. Mamma mia! Oh, Madonna!
Mario! Voglio prendi subito! Mario, prego! Un'intervista. Prego. Come è andata questa seconda uscita al Lago Trasimeno? Direi in modo stupendo.
E vuol sapere il perché? Perché l'ambiente, la natura. È andata bene, vero? Rilassante. Ah, guarda. Beh, e la barca, e la barca. E la barca? La barca. Lì e poi il vuoto. Io non ho pretese, voglio lavorare per poter fin trovare tutta la...